agli internazionali di tennis, la cucina delle mercerie, la nuova idea di fare una cucina d'autore in piccole porzioni. Qui ci sono, c'è tutta la brigata che sta preparando le lasagnette, praline e quant'altro, capitanate da Alessandro, che sarà poi anche lo chef nel primo negozio, che sarà a Largo Argentina, e poi dopo vedremo di farne altri in altre situazioni, in altri luoghi. Devo dire che la brigata è tutta concentrata e un po' leggermente spaventata, perché il momento è abbastanza è molto solenne, perché è uno degli appuntamenti più importanti d'Italia, dove ci saranno tutte le celebrità, addirittura forse anche il Presidente della Repubblica. Di conseguenza siamo abbastanza concentrati, però insomma vibriamo anche un po' di paura, nonostante l'età. Serviamo dolci, salate, pietanze a forma di praline, bottoni, lasagnette. La lasagnetta è un piatto che nasce al Tregavolo d'Argento, che è una lasagnetta croccante. Allora era fatta con il ragù e la besciamella, quindi tradizionale. Mio padre mi mangiava sempre la parte croccante, quindi nasce questo piatto. Qui invece facciamo piccole porzioni, diamo 4 a porzione, dove abbiamo fatto una cacio e pepe, una matriciana, una fagiolini, pesto e patate, e l'altra alla bolognese. Mentre invece, per quanto riguarda le praline sono dei secondi. Una è il pollo al curry, l'altro è il vitel tonnato, un altro è osso buco con il midollo affumicato, l'orto rock. Quindi sono tutti secondi fatti a palline, a bocconi, che uno può mangiare singolarmente. Ci sono i dolci, tutti i dolci, abbiamo 10 tipi di dolci, sono della tradizione. Praticamente abbiamo tipo un bignè, proprio un bottone dolce, dove dentro abbiamo creato delle salse, non so, la pesca melba, il tiramisù e così via. Quindi dentro ci saranno queste creme, quindi quando uno mangia sembrerà di mangiare il tiramisù, invece è un qualcosa di particolare. Poi i dolci, i gelati, abbiamo anche i gelati, 22 tipi di gelati, secondo me uno più fantastico dell'altro. So, tipo il cioccolato con i fiori di rosmarino, la buccia di arancia amara con lo zucchero di moscovado e così via. Se uno invece vuole un panino, noi gli diamo qualcosa di più buono, perché abbiamo fatto questi bottoni salati, che è fatto con un pane sfogliato, è un tipico pane ferrarese, tipo una ricciola, dove dentro gli mettiamo dei ripieni, salmone balik con crema acida e netto, oppure il pollo di Zivieri con il guacamole e un'insalatina, una misticanza, ecco, e così via. Quindi sono, anche questi sono prodotti molto interessanti, di grande qualità. Tutte a piccole porzioni, quindi i numeri potete immaginarvi, sono tipo 26.000 lasagnette, 14.000 bottoni, 22.000 praline, quindi sono dei numeri veramente importanti. Chi conta le lasagnette è sempre Alessandro, perché è quello che sarà un po' il nostro capo, cioè dopo di me, logicamente.